Buonasera a tutti, questa sera in questo video non vi parlerò di ornitologia, bensì vi parlerò dell'importanza di avere un laghetto artificiale, ovviamente per chi ha lo spazio e per chi ha un giardino. Noi abbiamo questo laghetto oramai da diversi anni, non si può neanche chiamare laghetto in quanto è una vasca di soli 1000 litri, dove ci sono quattro tartarughe, di cui tre adottate. Una invece vive con me da 22-23 anni e ci sono tre carpe e due pesci rossi, ecco. Questa vasca naturalmente è fornita di un filtro biologico, quindi l'acqua viene depurata ed è acqua sempre pulita. Ecco, questa vasca ci consente di vedere veramente uno spettacolo e di dare un contributo positivo all'ecosistema anche nel nostro piccolo, in quanto sono diverse le specie di uccelli che vengono a rifocillarsi, soprattutto in estate, ma anche in inverno, quindi vengono a bere, vengono a farsi un bagno in quanto c'è il filtro con l'acqua corrente, c'è una pompa quindi dalla quale esce l'acqua, dove loro si bagnano e riescono insomma a rinfrescarsi, e questo avviene soprattutto in estate, dove vengono insomma diversi, veramente diversi uccelli, passerotti, merli, colombi, tortorelle, addirittura ghiandaie, insomma diversi uccelli vengono a bere. La notte addirittura c'è un allocco che ha fatto un nido vicino proprio alla nostra abitazione e l'ho visto proprio di notte che insomma si era vicino proprio diciamo alla piscina, ecco. Questo quindi ci consente soprattutto in estate di salvaguardare un sacco di specie di uccelli che non riescono a trovare acqua. Infatti il nostro giardino, la nostra vasca è stata presa proprio come punto di riferimento, come dicevo, da diversi uccelli. Oltre a questo riusciamo a far bere naturalmente anche gli insetti come le farfalle, falene, coleotteri, api, vespe, insomma tutti gli insetti che stanno scomparendo da noi, ecco, riescono a trovare quindi anche l'acqua, e non può esistere un giardino senza insetti. Noi non utilizziamo nelle maniere più assolute nessun tipo di insetticida. Casomai, se qualcuno è sensibile alle zanzare, esistono tanti spray, se ne mette un pochettino e poi va nel giardino, ma nelle maniere più assolute io spruzzo insetticidi, anche perché su quell'erba mangiano le mie gallinelle, c'è la piscina, ci sono fiori dove si posano le api, dove si posano i calabroni, quindi io ci tengo a salvaguardare l'ecosistema e non far morire nessun insetto, in quanto se io entro in un giardino che è abitato da tutte queste specie e solo io sento il fastidio di essere punto, evidentemente l'intruso sono io, quindi o mi proteggo oppure non ha senso insomma avere un giardino e riempirlo di insetticidi, in quanto stiamo veramente distruggendo l'ambiente. Io vi consiglio di farvi un laghetto, se avete difficoltà mi potete contattare. In questa breve clip vedrete il piccolo laghetto, ripeto, una vasca di 1000 litri inserita in un contesto, in un giardino dove vedrete tutto verde, vedrete delle piante ancora secche, in quanto la pulitura la facciamo fra qualche giorno con il caldo, visto che abbiamo diverse piante che sono orecchie di elefante, che noi proteggiamo l'inverno non togliendo le foglie e lasciando insomma le foglie vecchie fino alla primavera, ecco, successiva. Quindi le foglie che vedete vecchie fra qualche giorno verranno pulite, proprio poi farò un video dove vedete il giardino tutto insomma bello pulito e sistemato. Tutte le piante che vedete, che sono di un verde eccezionale, sono state concimate con il nostro humus, quindi con gli scarti dei conigli, visto che adesso abbiamo i conigli, facciamo il compostaggio, non con tutti perché non riusciamo a compostarli tutti. Abbiamo anche gli scarti delle galline e dei canarini. Inoltre utilizziamo umido, falci d'erba, insomma, ecco, tutto viene concimato con questo compost. Grazie a tutti, buona visione con queste due brevi clip e arrivederci, a presto.